prima ceiba che ho arrampicato l'ho arrampicata in Venezuela ed era l'albero che è risultato essere il più alto del Venezuela. La seconda in Amazzonia, in Ecuador, e anche questa è una delle piante più alte dell'Ecuador. Sorpassano facilmente i 60 metri e proprio sulla parte più alta ci sono questi fiori incredibili e questo mondo straordinario. La chioma è ricca di altre piante, di terra del cielo, che si depositano nel corso di centinaia di anni su questi rami enormi ed è completamente diversa dal terreno che troviamo a terra. E su questa terra crescono orchidee, bromelie, ficus e c'è un mondo di insetti, rettili, scorpioni, anche formiche velenose che potrebbero uccidere un uomo in un istante, che però creano una biodiversità enorme all'interno di un albero e questo è veramente straordinario, è una cosa incredibile e per questo dobbiamo conservare la foresta e dobbiamo conservare questi alberi enormi.